fa presto a montarsi la testa. Quando giochi a calcio ed inizi ad essere bravino, basta poco per montarti la testa. A volte con un gol ci si immagina di essere come Messi o Ronaldo, abbandonando l'idea di voler essere semplicemente se stessi. Ai capitani, quelli veri invece, non capita mai di perdere la testa, di inseguire falsi miti. Quelli con la fascia al braccio sono gli unici a restare fedeli alle proprie squadre, ai propri ideali e a giocare ogni partita come se fosse la prima e l'ultima finale della propria carriera. E non fa differenza se giochi in Serie A o nella Primera Divisione Argentina, dall'altra parte del mondo nella Super League cinese o in campionati dilettantistici. Quella fascia è universale e ti rende più importante perfino di quelli con l'appellativo bomber. Probabilmente nessuno conosce Fabrizio Garzone, ma fra i dilettanti dei massimi campionati regionali campani, se pronunci la parola capitano, il suo nome è uno dei primi della lista. 28 anni, centrocampista alla Gattuso con un tocco diverso, un buon feeling con il gol. Da due campionati è la bandiera delle Clanese e da diverse stagioni in casa gialloblu rappresenta la vera forza del club irpino. Quel giocatore che anche in panchina è capace di darti il massimo e quell'acuto che solo un capitano può dare. Garzone anche quest'anno ha deciso di guidare il club che lo ha adottato e fatto diventare irpino e cercherà anche quest'anno di trainarlo verso la seconda salvezza in eccellenza e forse anche un po' più su. Con un leader così sognare non costa nulla e alla fine per diventare bomber serve segnare, ma per essere un capitano ci devi nascere. Bene, Presidente, commentavamo appunto il servizio su Garzone. Antonio Casale, Presidente delle Clanese, benvenuto, ben ritrovato. Buonasera, di Stelle. Ben ritrovati ai nostri telespettatori e a Franco Vitaniello. Buonasera a voi. Sabino, noi ci vediamo sempre, tutti i giorni, tutte le ore. Un'entrata un po' a gamba tesa rispetto alle altre. Presidente, commentavamo Garzone. Un ragazzo eccezionale, un capitano eccezionale, ragazzo, un giocatore eccezionale. Esemplare sia calcisticamente ma anche nella vita, perché ci confrontiamo molte volte delle difficoltà anche della vita e quando parlo riesco a intravedere in lui lumi di saggezza di vita veramente. Tra l'altro si è avuto anche, diciamo, è stato anche sfortunato perché ha perso il papà in giovane età e quindi è dovuto, diciamo, far fronte alla vita con molta più forza e coraggio, però voglio dire è un ragazzo esemplare ed è giusto, visto un'immagine finale, un passaggio di consegne della fascia di capitano, non poteva essere più bello questo passaggio perché da un mirabellano doc come Mirko Tammar che ci ha lasciato per situazioni personali, Fadal era la sua posizione naturale di Fabrizio Garzone come capitano delle Clanese che ci condurrà sicuramente a fare un altro ottimo campionato. Presidente, vi aspettavate questa partenza importante? Le Clanese è lì, diciamo, in mezzo tra la zona tranquilla e i playoff. Siamo stati in un limbo dove sinceramente pericoloso. Diciamo, potevamo stare meglio, non è che siamo partiti benissimo, perché siamo partiti con una sconfitta solo contro il Solofra, che forse abbiamo... Però in casa vostra non si passa. In casa nostra non si passa perché, diciamo, cerchiamo di imprimere, sia il mister... Diciamo che quest'anno l'avete scoperta prima questa facoltà, perché lo scorso anno ci avete messo un po' di partite prima di iniziare a dominare in casa. Invece quest'anno siete partiti prima. Sicuramente, però voglio dire, la classifica piange un po' perché siamo riusciti a ottenere degli ottimi risultati. Potevano essere anche migliori perché vedi alcune partite, anche con squadre importanti, perché è un dato da sottolineare questo che quasi nessuno lo dice. Noi abbiamo trovato delle partite in casa con delle squadre che in quel momento erano nella fase migliore loro. Noi abbiamo incontrato il Santa Maria di Castellabate, era primo in classifica in solitario, logicamente senza le partite del Cervinale che doveva ancora recuperare, certo. Però in quel momento era prima in solitario. Poi l'abbiamo veniva dalla vittoria contro il Cervinale, 3-0 del Cervinale. Poi sì, abbiamo incontrato il San Tommaso che era in solitario, anche in quell'occasione gli abbiamo fatto perdere purtroppo la prima posizione.
E poi siamo andati ad Acropoli, che virtualmente, con le partite da recuperare, era, che adesso non lo è più, stava nelle primissime posizioni, che in caso mai di vittoria poteva stare nella primissima posizione. Quindi abbiamo dovuto affrontare squadre che stavano nel momento migliore della loro forma e ci siamo stati all'altezza. Qualche altra partita potevamo recuperare a quel punto, come l'ultima che abbiamo pareggiato, io dico quasi persa, ma abbiamo pareggiato contro il Faiano, che potevano starci altri 2 punti, quindi potevamo stare in una classifica sicuramente migliore. Adesso, tra poco andremo a rivedere la sintesi, perché ci sono 2 o 3 errori arbitrali, forse anche 4. Ma Franco, volevo prima un tuo commento su questo andamento dell'Eglanese. Stasera abbiamo il presidente, quindi è doveroso, diciamo, fare Diciamo che un'analisi su l'andamento questa prima parte. dell'Eglanese, a mio parere, non è da vedere oggi, anche se la classifica, diceva Sabino, una classifica, per me è una classifica molto, molto non pericolosa per la sola Eglanese, pericolosa per tutti, perché dai 14 punti a scendere, se vedete la classifica, fino ai 9 del Valdiano, che è una gara in meno però, quindi teoricamente il Valdiano potrebbe arrivare a 12, è una classifica molto, molto pericolosa. Però il discorso positivo è che l'Eglanese nel girone di ritorno affronterà le squadre grandi fuori, quindi non avendo nulla da perdere, e Esatto. in casa avrà tutti gli scontri con le squadre piccole, quindi potrà usufruire di tanti punti. Questo è il vantaggio rispetto al scorso anno, dove si creò viceversa l'andamento del campionato, quindi teoricamente potrebbe finire molto più in alto dell'anno scorso. Logicamente è un campionato rispetto all'anno scorso questo differente, molto differente perché è molto equilibrato, non c'è una squadra regina e non c'è una squadra che possa stracciare il campionato. Logicamente ci sono delle grandi squadre e da dicembre diverrà tutto diverso perché ci saranno delle campagne acquiste facoltose, chi perderà dei giocatori. Diciamo che per questo campionato l'Eglanese può dire la sua, è una squadra che è una mina vacante. È una mina vacante così come lo è anche il Solofra, perché il Solofra ha perso 3 gare di fila, alla fine è a 11 punti, non è che sia tanto indietro in classifica, quindi però è un campionato bello. Chi rischia di più, spostando il discorso, perché quando stai nelle stelle ti trovi purtroppo, tra virgolette, senza offendere, nelle stalle, è più la Virtus Avellino, che una squadra per vincere si trova a lottare nella parte bassa della classifica, le difficoltà sono diverse, ma parleremo dopo Parleremo dopo insieme anche a Mister Turco, che dopo la partita contro l'Eglanese ci ha tracciato un bello spaccato sul campionato di eccellenza. Intanto però andiamo a vedere la sintesi dell'ultima gara degli uomini di Antonio Casale e poi la commenteremo. Partiti, si parte per Eglanese Faiano. Lancio lungo di Capone a cercare la corsa di Pugliese. Capone è partito, lo vede Calabrese. Il tiro di Calabrese, prima azione pericolosa dell'Eglanese, firmata Calabrese. Martinangelo, 2 su di lui, alla fine perde palla e serve Enrico involontariamente che fa partire Orefice. Orefice si imbala in aria ancora. Cristiano Orefice ha segnato il numero 11, 1-0 dell'Eglanese. Non sbaglia mai Cristiano Orefice davanti alla porta e firma il primo gol degli Irpini. Eglanese 1, Faiano 0, quando sono passati appena 13 minuti. Capone, palla fuori, cronometro alla mano, fischietto in bocca, finisce il primo tempo di Eglanese Faiano, padroni di casa in vantaggio per 1-0. Noi ci sentiamo tra poco per la ripresa. Partiti. Liberato all'indietro a cercare Martinangelo, giusto, Pugliese. Per vie centrali serve Enrico in posizione regolare. No, aveva anche sbagliato tra l'altro il numero 14. Da rivedere anche questa. Dubbio. Si muove molto bene il numero. Martinangelo ancora al centro a servire Erra che la mette dentro. Pareggio del Faiano. Lasciato praticamente da solo il numero 8. Ha pareggiato la contesa. E adesso tutto da rifare per gli uomini di Martino. Grillo. Serve dall'altra parte Orefice che è entrato in area. Cristiano Orefice, il tiro di Orefice ha trovato un grande senatore davanti a lui. Maisto. Scivolata di Pugliese. Rosso per Pugliese. Rosso per Pugliese quando mancano ormai pochi minuti al termine della ripresa. Che sbaglia, trova Capone. Capone che fa partire Grillo. Grillo ci mette la corsa, fuori gioco secondo l'assistente. E anche qua
rosso per Santo Suosso per proteste. In questo momento direi di fischiarla se fossi in arbitro. Ha perso praticamente le redini del gioco. E finisce qui. Eclanese 1, Faiano 1, la decide Guarnieri in tutto e per tutto. Noi ci risentiamo alla prossima. Franco, rivedendo la gara, sei d'accordo che non c'è stato qualche errore di troppo? Diciamo che non va oltre gli errori degli albi. Gli albi sono abbastanza scarsi in eccellenza. Ne abbiamo visti, ne vediamo tanti in continuazione. Non c'è un presidente che non si lamenta. Purtroppo, al di là del fatto che siano spesso scarsi gli albi, sono molto più scarsi i collaboratori. Abbiamo visto i due fuori gioco fischiati. Inviciano le gare nel modo più assurdo, perché mi è capitato un arbitro di Sassano, vicino Padova, persona eccezionale, arbitro eccezionale, forse uno dei pochi che ho visto a Cervinara, veramente bravo. Lui disse apertamente: io do poco conto ai collaboratori perché sono io che rischio, sono io che decido. Se è qualcosa di evidente, allora sì. Infatti in campo non aveva grande feeling con i collaboratori. Certamente gli errori ci sono, è normale. Il Faiano è una squadra che anch'essa ha avuto dei grossi errori. Io ho fatto tante gare del Faiano. Troppo il calcio è questo, non ci fai niente, non riusciamo ad avere, un comitato regionale sia per gli altri. L'arbitro, il designatore è sempre lo stesso, non cambia mai, o mi sbaglio, se sbaglio presidente ditelo, è sempre lo stesso. Cambiano tutti tranne il designatore degli arbitri, quindi. Ma io ripeto, non conosco i meccanismi di designazione, però disegnare un arbitro dove c'è il Faiano, una federazione, una sezione di battipaglia, insomma, c'è tanto da dire, voglio dire. Territorialmente siamo lì, e allora non ci sono problemi, l'arbitro ha potuto sbagliare, sbagliano i calciatori, i rigori, i gol fatti, figuriamoci se non può sbagliare un arbitro. Ci sta quando un arbitro non lo fa in cattiva fede. Io non voglio malignare che l'ha fatto in cattiva fede con noi, ci mancherebbe altro, però abbinato alla partita dell'anno scorso dove l'avemmo a Positano, fu veramente un'altra gara dove io purtroppo non mi riconosco delle volte quando sbraito pure anche a fine gara parlando a caldo, però ci fu le medesime scene, voglio dire, dove ci fu un placcaggio di un attaccante nostro, fece continuare e fu veramente una cosa sgradevole. Tra l'altro anche i giocatori dall'altra parte si scusavano, come è capitato pure domenica scorsa con il giocatore del Faiano che ammettevano degli errori degli arbitri, però sempre a nostro sfavore, diciamo, è un peccato perché ci inficia di alcuni punti che potevamo stare una posizione non più tranquilla, ma delle soddisfazioni nella zona verde, diciamo così, quella dei playoff, che a cui è ancora molto lontana, però voglio dire, attualmente oggi non si giocherebbero perché la seconda sta a 24, l'ultima sta a 14, quindi adesso è un gioco che stiamo facendo, però è la soddisfazione di stare lì a competere. Franco, passando un po' al Cervinara, questo continuo rinvio del match con l'Acropoli? Quasi innervosisce, perché io onestamente ribadisco quello che ho detto 30 secondi fa, il comitato regionale è in palla, oltretutto il rinvio è stato fissato il 19 dicembre, esatto. Quindi 19 dicembre vale a dire si scambieranno il panettone e tante altre cose, ma indipendentemente da ciò tu non puoi, il presidente è presidente da tanti anni, quindi mi può correggere, la sera prima c'è stata una, perché ho seguito la querella perché sono interessato con la televisione, quindi la sera prima chiamano il presidente del Cervinara per spostare la gara a Castellabate. Cervinara dice di no. La sera più tardi arriva la comunicazione, gara non si gioca. La gara viene spostata per cattivo tempo, per tromba d'aria, può esserci sia stato, non voglio andare a sindacare questo, ma onestà del vero, a 12 ore dalla gara non puoi spostare una partita con tutto organizzato. Evidentemente, come la settimana prima l'Acropoli non aveva voluto giocare, evidentemente aveva chiesto di rinviare la gara perché erano troppo le gare, forse è anche in questa occasione un po' il tempo, un po' tante altre cose, il comitato che sappiamo è fatiscente sotto tanti aspetti, ne ha fatto un altro. Presidente, un tracciato sulle restanti squadre irpine, come ha visto la Virtus Avellino, come ha visto il San Tommaso, ha giocato la prima contro il Solofra?
Sì, io penso che si stanno comportando egregiamente quest'anno. San Tommaso sta tra lotta tra il primo e il secondo posto, è una bella realtà diciamo, della provincia. Noi l'abbiamo incontrata, ha dimostrato la sua forza, potevamo vincere noi, non so se avete visto la partita, con un gol quasi fatto alla fine, proprio clamorosamente sbagliato dal nostro attaccante, ma come condizione della partita stavamo lì, insomma, potevamo vincere loro, potevamo vincere noi. Fu un bel pareggio, voglio dire, reti inviolate, però un bel pareggio. Le altre squadre si stanno comportando anche bene, vedi anche, ma anche il Solofra che ha un carattere notevole, uno che perde una partita 2-0 dopo 10 minuti taglierebbe le gambe a chiunque squadra, invece sono stati capaci di ribaltare un risultato e poi addirittura andare avanti. L'unica che sta un pochettino patendo un pochettino il campionato quest'anno, stranamente, perché una squadra allestita per fare non bene, ma per competere per la vittoria finale, doveva essere la Virtus Avellino. Hanno avuto sono partiti male perché hanno dovuto fare un cambio all'inizio del campionato che ha un pochettino preso, diciamo, tutti alla sprovvista con un cambio di allenatore, una guida tecnica, non è un giocatore. La guida tecnica, sì, vai a sfiduciare un poco tutto l'impianto che uno si è prefisso di realizzare. E da lì sono nati dei problemi che ancora non hanno risolto, però hanno una società organizzata e forte. Poi hanno una conduzione tecnica, il mister Crescitil, che è una garanzia anche degli anni scorsi. Devono cercare di continuare a fare fronte a tutte le difficoltà. Sono convintissimo che la Virtus Avellino ne uscirà fuori alla grande. Spero che tutte le Irpine possono fare quella bella figura che ci siamo previsti di fare e di stare anche tutto dall'altra parte della... Come ho detto io qualche settimana ce lo stiamo promettendo da un bel po'. Vogliamo andare ad ascoltare mister Turco? Andiamo ad ascoltare mister Carmine Turco, allenatore del Faiano. Anche lui ha tracciato uno spaccato sul campionato delle Irpine. Andiamo a sentirlo. Dopo 11 giornate nel girone B di eccellenza, l'equilibrio regna sovrano in tutti i punti della classifica, soprattutto nella zona centrale dove le Clanese, Faiano e Castel San Giorgio stanno dimostrando di essere pronte ad aspirare a qualcosa in più di una semplice salvezza. Su questo è d'accordo anche mister Carmine Turco, che nell'ultima giornata è riuscito a strappare con il suo Faiano un punto alle Clanese. Non c'è grandissima qualità come negli altri anni, onestamente, non ci sono squadre importanti, Sorrento, Eboli, voglio dire, come è stato nel passato. Ci sono due buone squadre che sono il Santa Maria, che si rinforzerà ulteriormente, so di nomi importanti, di un centrocampista importante ancora, tipo Platone per fare esempio, ma Liccardi del Gladiator e qualche altro difensore ancora importante. Allora innestando questi tre giocatori, Santa Maria cresce anche di spessore. Ma per il tecnico la più accreditata resta il Cervinara. La squadra di Giuliano ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alle altre concorrenti al titolo. Il Cervinara è una squadra organizzata, giocano insieme da tanto tempo e credo che sia la più accreditata insieme al Santa Maria per fare il salto di qualità. Savellino e San Tommaso, due campionati opposti almeno fino adesso. È vero, ma il San Tommaso è partito bene perché ha una difesa forte, una difesa arcigna, giocatori concreti, sta ritornando al gol quell'attaccante De Marco che comunque per la categoria è un lusso. Il Cervinara è la più accreditata al Casale, presidente. Sì, ha detto la verità il mister, che poi tra l'altro è un mister navigato dove gode della mia stima personale, sia come tecnico che come persona. Non ha detto la pura e sacrosanta verità. Il Cervinara è una squadra che già da diversi anni sta lottando per i vertici, quindi è una squadra dove è stata costruita sugli uomini che sono da perno e che si sentono tutti cervinerisi, anche su molti giocatori locali. Parlando con il mio amico presidente Ricci, a cui ogni tanto ci scambiamo qualche battuta, ha detto che quest'anno deve essere il suo campionato. Se c'è veramente una squadra che deve ammazzare il campionato, secondo me è proprio il Cervinara, perché ha squadra, società, pubblico, ha tutte le caratteristiche per poter fare il grande salto in Serie D e io lo auguro personalmente. Presidente, San Tommaso e Santa Maria possono provare ad arrivare fino in fondo?
Il San Tommaso sta facendo un campionato, credo al momento, veramente molto molto bello, credo anche al di sopra delle proprie possibilità al momento. Logicamente, come abbiamo detto, è inutile fare proclami adesso, perché tra una settimana in poi inizia tutto un altro campionato. Chi vuole puntare a fare un certo tipo di discorso al vertice farà le sue mosse con gli scacchi, diciamo così, e cercherà di puntellare quelle zone carenti per poter cercare di fare il grande salto. Altri invece, che casomai non hanno velleità di classifica, cercheranno di contenersi con i budget, perché comunque oggi non è facile fare campionati di eccellenza. Sicuramente. Andiamo a vedere il prossimo turno, turno interessante, si apre la giornata con Cervinare Clanese. Franco, il tuo pronostico? Ma Cervinare Clanese è un derby che va oltre qualsiasi pronostico, oltretutto il Clanese è stata sempre la bestia del Cervinara, però il Cervinara in casa quest'anno è una squadra che è cinica, più che essere, al di là di essere un'ottima squadra, è molto cinica, sa sfruttare i momenti propizi, aspetta, gioca un gran calcio e... Non è stato il vero il Cervinara, a mio parere, io non ho visto le Clanese quest'anno, sarà la prima volta. Mi mancano solo le Clanese e la Scafatese, il resto le ho viste tutte. Dico che Cervinara e Amalfi sono squadre che giocano il più bel calcio in assoluto dell'eccellenza. Spesso il gran calcio non riesce ad essere padrone di tutto. Però del è un derby che a mio parere è logicamente favorito il Cervinara, è sempre un derby. Palmese Valdiano, presidente. Beh, io in questa occasione mi auguro per la mia squadra in un bel pareggio tra Palmese e Valdiano, perché riteniamo tutti e due a bada, è stata sotto come classifica, però vedo la Palmese che ha cominciato a correre e se vuole dare un senso al suo campionato penso che deve fare sua la partita, quindi io vedo uno. Franco, Polisportiva Santa Maria Solofra. Ma Polisportiva Santa Maria Solofra è uno anche per un altro motivo, cioè se ce l'ha suggerito prima Mister Turco, stanno per arrivare dei grossi calciatori, quindi si deve far bagare per chi deve andare via. Nessuno vuole andare via perché è una società solidissima, un campo per bene, persone eccezionali, quindi tutti quanti cercheranno di mettersi in mostra. Per il Solofra potrebbe essere la vittima designata, anche se è una buona squadra. Franco, San Vito Positano, Virtus Avellino. Questa è la partita della svolta per il San Vito Positano. Si parlava in settimana di un allontanamento di mister Macera da parte del San Vito, non è stato, quindi vale a dire che è ancora il fulcro della situazione. Mister Criscitiello non ha dei giocatori importanti, Robertiello, Lattarulo, sicuramente ha delle difficoltà, però io dico che la Virtus Avellino è la Virtus Avellino, non può aver smarrito tutto in 3-4 mesi. San Tommaso Sant'Agnello, presidente. Beh, sempre guardo la classifica, a parte diciamo, il tifo per la Irpina sicuramente, però guardando la classifica spero, ma credo soprattutto in un San Tommaso che può fare la partita. San Daniello sembra sempre che sta lì per cadere, è una squadra imbottita di giovani con qualche elemento di esperienza che devono fare da chioccia ai giovani, però intanto sta lì che riesce a giocarsela con tutti. Però credo che il San Tommaso, se vuole continuare a fare questo campionato che sta facendo brillantemente, deve vincere e credo che lo potrebbe fare tranquillamente, quindi uno. Agropoli Scafatese, Franco. Ma deve essere per forza uno, anche se dall'altra parte sulla panchina Scafatese è arrivato mister Contaldo, che è un ottimo allenatore, però il tempo è stato veramente poco per poter plasmare i calciatori e soprattutto mettere il suo credo. Uno. Castel San Giorgio Battipagliese, presidente. Il Castel San Giorgio in casa si fa sempre valere, però la Battipagliese con il cambio dell'allenatore, con Pietro Pinto, ha trovato la sua quadra. Domenica scorsa ha fatto una vittoria di carattere, vincendo addirittura anche con un po' di fortuna, perché ha subito un rigore all'87esimo e al 90esimo poi ha trovato il gol della vittoria, quindi dimostrando un forte segno caratteriale con la squadra, con Pietro Pinto che ha cercato di dare questi crismi. Sarà una bella partita da tripla, secondo me. Faiano Costa d'Amalfi. Io seguo molto queste due squadre e onestamente penso sia la più bella partita della giornata, perché sono due squadre che hanno tecnici importanti, giocatori importanti, fanno del buon gioco. Il Faiano settimana scorsa era l'ombra del Faiano che ho sempre visto, ho visto la gara
l'ho vista dopo merito dell'Eglanese non so, però sicuramente l'ombra di se stesso. Sarà una bellissima gara e credo che il gol ci sarà per entrambi, quindi gol. Segnali di fumo dalla regia, dobbiamo chiudere assolutamente questa prima parte. Salutiamo Antonio Casale, presidente delle Granese. Grazie presidente per Grazie, grazie come essere stato con noi. sempre. Franco, ci vediamo tra poco. Non ti muovere perché c'è un super ospite, sempre dedicato alla promozione. Ci vediamo tra pochissimo, non mancate.